Ciao a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di Scherzo Moderato e all'edizione speciale Notizie dal Futuro, parte seconda! E vai con la sigla, perché Notizie dal Futuro si merita la sigla. Ritorno al futuro, bellissimo. Nel secondo episodio di Ritorno al Futuro, Marty McFly va a vedere il futuro. E io, come dicevo ieri, vi posso dire quello che è il futuro dell'Italia se la legge Zan venisse approvata, in quanto basta vedere paesi che già hanno leggi che applicano gli stessi principi che sono scritti sulla legge Zan, per cui, per esempio, una persona in qualsiasi momento si deve poter identificare in qualsiasi genere voglia. E pertanto, grazie ai miei poteri divinatori di profeta della legge Zan, io vi dico quello che potrebbe succedere guardando l'estero. Ovvero, partiamo dagli Stati Uniti d'America. Nell'Illinois, una donna in carcere ha fatto causa non solo a una sua compagna prigioniera, ma anche al carcere stesso. Perché? Perché la sua compagna prigioniera l'ha stuprata. E come ha fatto la compagna prigioniera a stuprarla? Perché la compagna prigioniera, fra le gambine, ha uno strumento atto allo stupro. Ovvero, per essere più chiari, un uomo che era, diciamo, previsto che andasse in un carcere maschile, essendo che lui si identifica in una donna, malgrado non abbia fatto l'operazione, è stato mandato nel carcere femminile. Perché se tu non lo mandi nel carcere femminile, stai imponendo la tua idea a quella persona che lei non è una donna e pertanto la stai discriminando. Quindi, ben venga, portiamo questa signora nel carcere femminile. Peccato che questa signora, avendo ancora un bel cetriolino pronto uso fra le sue gambine, quando si è trovata da sola in cella con una donna al 100%, cosa ha fatto? L'ha violentata. Direi che questa notizia non ha bisogno di altri commenti. Andiamo invece in Spagna. Questa è quasi divertente perché c'ha un retrogusto quasi ironico. Allora, in Spagna, prima signora, adesso è diventato signora, Jonathan de Jesus Robaina Santana, di Fuerteventura, ha avuto la pessima idea di uccidere la cugina. Quindi inizia il processo e in Spagna, essendo un paese molto progressista, molto moderno, molto avanti, c'è la legge sul femminicidio che prevede un aumento della pena per gli uomini che uccidono le donne. Avete già capito? Cosa ha fatto il signor Jonathan de Jesus Robaina Santana? Come per magia, ha guardato dentro se stesso, si è interiorizzato e ha scoperto che lui è una donna. Lui si identifica come una donna. Pertanto, il processo per femminicidio non si fa più. Pertanto, il signor Jonathan de Jesus Robaina, che adesso non so come si chiamerà Joanna de Jesus Robaina, non va in un carcere maschile, ma va in un carcere femminile. Non c'è l'aggravante per femminicidio, ma è diventato un normale processo di omicidio colposo, preintenzionale, quello che sia. Quindi l'aver potuto cambiare sesso da un momento all'altro, perché noi non è che siamo così bigotti da impedire a una persona di trovare se stessa, soprattutto in un momento di stress, mentre sta venendo giudicata per un omicidio. Poverina. È evidente che ha capito di essere una donna, pertanto lo mandiamo nel carcere femminile, sperando che, visto che anche questo ancora fra le gambe c'è tutto quello che deve esserci, non gli venga in mente che, già che è lì, voglio dire, uno è stressato, poverino, questa poverina, lasciamola che si diverta un po'. Se non la pensate così, siete dei bigotti.
Le notizie dal futuro per oggi sono terminate, quindi video breve, meno lungo del solito, spero quando faccio video lunghi di non annoiarvi troppo. Ditemi cosa ne pensate di queste fantastiche notizie che arrivano dal futuro, un futuro che aspetterà anche l'Italia, se 5 Stelle, PD, LeU e compagnia cantante arriveranno ad approvare la legge Zan per come è scritta ora. Detto questo, se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace, vi invito a condividerlo così farete sapere anche agli altri, così che si possano preparare al futuro bellissimo che aspetta l'Italia. Ci vediamo al prossimo video, state informati, ciao!